La condotta degli imputati ha determinato un danno diretto nei confronti degli azionisti e degli obbligazionisti, consistente proprio nell'azzeramento totale dei loro risparmi. Ci sono degli errori, delle colpe e dovranno pur pagare in ogni modo. Gli imputati hanno chiesto la vostra esclusione. Per me possono chiedere quello che vogliono. Tutto rinviato al prossimo 3 maggio, data nella quale il giudice del Tribunale di Arezzo Gianni Fruganti dovrebbe esprimersi sulle richieste di costituzione di parte civile nel procedimento per il crack di Banca Etruria. Questa mattina nuovo passaggio in aula del processo che vede sul banco degli imputati 25 ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e semplice. Le richieste di costituzione di parte civile che erano state avanzate nella scorsa udienza erano circa 200. Per molte le difese avevano chiesto l'esclusione e vanno a sommarsi alle oltre 2000 già accolte, tra queste anche quella di Giuseppe Santoni, il liquidatore di Banca d'Italia. Taluni hanno interesse ad eccepire l'estromissione, anche a richiedere l'estromissione del commissario, tal altri, come per esempio i miei assistiti, che non hanno visto la richiesta risarcitoria da parte del commissario, ovviamente non hanno interesse e non lo chiedono. Tra le nuove domande ci sono anche quella della vedova di Luigino D'Angelo, l'obbligazionista di Civitavecchia che si tolse la vita dopo aver perso tutti i propri risparmi, e quella del comune di Arezzo che invece aveva già avanzato la richiesta in udienza preliminare ma era stato escluso. Il danno all'immagine è, come dire, facilmente arguibile dalla stretta compenetrazione che c'era tra la banca, una banca che esiste da più di 130 anni, e il suo territorio. Il comune di Arezzo non è in nessun modo un creditore della banca e quindi, al di là del fatto di essere portatore di interessi collettivi, per carità di Dio, però non c'è una correlazione. Per entrare nel vivo del processo si dovrà attendere comunque sino al prossimo settembre, quando prenderà avvio una vera e propria maratona con 3 udienze al mese con cadenza settimanale.